Il relatore non ha detto una cosa che è emblematica poi di quello che è. Non ha detto che la domanda principale è sul signoraggio, l'ha dimenticato. La domanda principale è sulla non debenza dei tributi stante la loro illiceità, non illegittimità, illiceità di natura penalistica. Che discende dal fatto che le banche centrali sono private. E questo è un argomento, come dire, che si è cercato di banalizzare in questi ultimi anni, come se fosse una marachella da poco, ma che in realtà si è scoperto 7-8 anni fa. Io ricordo di averlo letto sull'Espresso e io, che sono un esperto di diritto bancario, insomma, io ho sollevato la questione della valuta zero nel 1980, che poi è il signoraggio secondario, che attiene a questo, che io dicevo: se Tizio dà oggi una assegna a Caio e Caio oggi se lo versa, l'uno glielo storna oggi, all'altro glielo accredita fra 7-8 giorni, all'intervallo chi gli piglia i soldi? La banca, che non è mai stata proprietaria dei soldi. Allora, le tasse, i tributi in generale discendono da questo, servono a rastrellare denaro inverato per comprare dalle banche centrali il denaro da inverare, che invece lo Stato deve produrre a costo zero, non c'è bisogno dei tributi. Ora, io non è che non lo capisca, Presidente e Giudice, che questi sono argomenti che la nostra giurisprudenza non è pronta a recepire. Il relatore emblematicamente non lo ha detto, l'ha dimenticato, ma lo fanno tutti nelle sentenze. Noi anche nelle cause banche eccepiamo prima di tutti il signoraggio. L'argomento viene saltato. Poi fai l'appello, eppure lì al limite qualche battuta, ma insomma. Eppure l'argomento più serio di tutti. Ora, poiché sfortunatamente sono diventato vecchio, sono 40 anni che faccio l'avvocato, e allora posso parlare di cose passate, posso dire di me che sono senz'altro un precursore. Tutto quello che io ho detto, magari ci sono voluti 30 anni, quando ho iniziato a fare le cause Pinto, pareva che stessi farneticando, poi invece, ma mica solo questo. Allora io vi dico che queste cause io le vincerò, ci conto poco in questo grado, forse in appello, perché le cose stanno cambiando profondamente. Quello che io ho detto un attimo fa è l'unica maniera che sussista per poter uscire dalla crisi economica, non c'è un altro modo. Ed è l'unico argomento vero di tutta la materia di tributario. Mi si guarda come se fossi fantasioso quando dico queste cose. Siete voi che siete fantasiosi quando fingete di non conoscerle, quando non le capite. No, quando iniziamo ad offendere. Vabbè. Cioè, nessuno le ha detto che è fantasioso, ma le permetto di dire che noi siamo fantasiosi. Vabbè. Allora, non siete fantasiosi. Della vita. Mi chiedo solo perché non ne parlate mai e perché questo non sia l'argomento centrale delle vostre sentenze. Allora rovesciamo la domanda. Io dicevo fantasioso, mi pareva il minimo, forse si potrebbe dire di più. Perché mai la giustizia fiscale non prende questo argomento? È un mistero tutto da chiarire, perché quando io ho scritto il documento sul signoraggio del 1° gennaio del 2007, c'erano margini, ricordo, questi giudici, diciamo che è una cosa nuova, ma ora dove sta questa cosa nuova? Cioè, qui sono diventate cose che le sanno letteralmente tutti, insomma, poi la coscienza popolare le sa in un modo, la magistratura le sa in un altro, le sa bene. Allora non è maturo il momento. In una precedente sentenza della Commissione Tributaria l'argomento è stato preso, c'è stato detto la Commissione che come dire, ha espresso degli apprezzamenti di natura morale, poi ha svicolato con un'inammissibilità che in quel caso era una questione diversa, non si è in sostanza pronunziata, ci ha fatto l'onore di dire che si trattava di una questione da un punto di vista morale fondato. Ora, questo cattivo contribuente, che sono poi io, è un po' diverso, cambiando argomento, dalla media dei cattivi contribuenti, nel senso che diversamente dalla media, poi non so se sono così solitario in questa posizione, immagino di no, io in realtà le dichiarazioni le ho fatte tutte, è solo che poi ad un certo punto non ho pagato IVA soprattutto,
Perché? Perché il tema dell'impossibilità materiale, la disamina della mia posizione porta dritta dritta alla constatazione, giudice, della impossibilità materiale di pagare i tributi se dichiari veramente i redditi. C'è niente da fare. Ora mi è arrivata una letterina dalla cassa avvocati che vuole da me 2 milioni e 200 mila euro. Ma stiamo dando i numeri, ma stiamo dando i numeri proprio. Allora, perché questo? Ma perché il sistema lo sappiamo, tutti io non sono più giovane, ma anche alcuni di noi non lo sono più. Prima le aliquote, 40, 80, potevano essere come volevano, e tanto non le si pagava. Quindi c'erano modi di risolvere il problema, ma ora che lo Stato si è messo in testa davvero che quelle aliquote le vuole e che vuole poi quelle sanzioni incredibili, il mio debito fiscale non ammonta al 40% di quello che vogliono da me. E allora emerge proprio l'impossibilità materiale in maniera... Io ora sono teoricamente un contribuente che sta in una condizione ideale, che non è che faccio, che ne so, producevo trattori, io producevo cause. Nell'immaginario collettivo è uno che spende solo per carta. In realtà non è così, perché uno studio legale grosso, delegato come il mio, aveva dei costi molto elevati. Ma insomma, diciamo che rispetto ad altri settori che spendono 90 e dovrebbero incassare 100, quindi hanno il 10%, a me non era così, nel senso che io incassavo teoricamente 100, le mie spese erano non così elevate come chi produceva beni materiali. Ebbene, in una condizione apparentemente ottimale, io non ho pagato queste tasse, o perché sono uno stupido, ma mi sembra di non avere però una storia da stupido, o perché sono uno stupido, oppure perché ero impossibilitato materialmente a pagarlo, perché se io non fossi stato uno stupido e non mi esponevo al fatto di andare poi a pagare questi livelli di sanzione, di andare poi incontro a tutte le cose alle quali io sono andato incontro. Perché questa è, oddio, l'altra alternativa era quella dell'evasione delle dichiarazioni mendaci, che è una strada che io non ho voluto praticare, anche perché poi, per chi mi conosce, la mia è una posizione ideologica, io voglio andare ad uno scontro frontale con il sistema, perché insomma... E allora, o voi mi considerate uno stupido, o io sono una persona che emblematizza, dimostra l'impossibilità materiale. Io non ho pagato quell'IVA perché non l'ho potuta pagare. Cioè io sono uno che sta pagando ora 55.000 euro al mese di rateizzazione Equitalia. Per essere stata ammessa a queste rateizzazioni, illegittimità su illegittimità, hanno preteso che pagassi 300.000 euro anticipati così. Non so perché, non lo so. Così. Si è ammessa alla rateizzazione, solo che lo si chiede, io ho dovuto pagare 300.000 euro, ho dovuto pagarci la tassa. Allora... Il tema dell'impossibilità materiale, signori giudici, io credo che vada affrontato in maniera adeguata, perché e poi ci sono tanti altri argomenti da contorno, dei quali io non vi parlo perché sono argomenti tipici della giurisprudenza che questa commissione può condividere oppure no, ma è inutile che io stia ad aggiungere sulle notifiche, sulle cose, perché queste cose voi ovviamente sono, come dire, diciamo sono obiezioni di tipo convenzionale che conoscete benissimo, eccetera. Però io credo che la giustizia fiscale non possa continuare ad astenersi dal pronunciarsi in maniera vera, insomma, approfondendo realmente temi come quello dell'impossibilità materiale, anche perché io ho scritto in una documento che ho pubblicato recentemente che il cane dei tributi si è mangiata la coda e il quarto posteriore, professioni e imprese. E ora che può fare? Può continuare mangiandosi il quarto anteriore, pubblico impiego privato, attraverso l'aumento di tasse sulla casa, di trasporto, e poi alla fine. Quindi diciamo che quello che io dico non è il futuro remoto, quello che io dico sta per venire ora. Cioè noi siamo in una condizione in cui io sono certo di vincere queste cause, secondo grado, in Cassazione, sono sicuro, oppure in sede civile o in sede penale, perché poi noi ci muoviamo su vari fronti
le tipologie di eccezioni sono le stesse, nelle cause banche. Allora, qui c'è un ritardo della giurisprudenza. C'è un ritardo della giurisprudenza, che è una giurisprudenza arcaica, che sta lì. E perché? È perché questo serve ad attuare le linee guida di quello che si vuole che sia la situazione dei tributi oggi. Però bisogna che la giustizia, alla cui politicità, io credo che la giustizia debba essere politica, debba avere una visione razionale, coerente, intelligente, poi lì politica dunque, dell'interpretazione delle norme, e la giurisprudenza si deve rendere pure conto che siamo di fronte a un fallimento. Si deve rendere conto che quella che è la strada che fin qui ha seguito ha rovinato la società. La giurisprudenza non deve difendere questa strada che è la strada del tipo di interpretazione che è stata fin qui utilizzata, perché è stato un disastro, ci ha uccisi, ci ha ammazzato a tutti. La giurisprudenza deve seguire la strada di cui sto parlando io ora. Perché è inevitabile che si arrivi alla nazionalizzazione delle banche centrali, alla produzione del denaro a costo zero, all'eliminazione o a una revisione totale dei tributi. Io dico che ci deve essere un minimo di tributi, perché l'utilizzo dei beni, i consumi eccetera deve essere associato al pagamento di un qualche cosa che deriva dal fatto che sei proprio tu in quel momento il cittadino che sta facendo, sta utilizzando quella cosa. Quindi qualche cosa ci vuole che debba essere pagato per l'utilizzo, ma tutto questo sistema è un sistema che la giurisprudenza deve superare, perché deve uscire da questa arretratezza orribile in cui si trova e deve guardare con altri occhi. Io dico che bisogna aggiungere a nuove forme del conoscere rispetto a quello che noi già sappiamo. Con altri occhi deve guardare questa materia, che sennò voi vi trovate di fronte a un contribuente come me, no? Che ha il torto di aver fatto le sue dichiarazioni per bene e mi condannate. E voi pensate che questo possa essere la giustizia in qualunque maniera? Cioè, io sono colpevole di aver fatto bene le dichiarazioni. Io ho voluto, attraverso l'esemplificazione che è rappresentata da me, dalle mie dichiarazioni, dalla mia situazione reddituale, venire qui a dirvi: guardate che io sono la prova fisica, la prova materiale che i tributi non si possono pagare. E allora questo è il punto. Voi dovete decidere se volete seguire una logica perversa, sbagliata, rovinosa, perché poi non è che faccio un problema morale. Io credo che la morale sia quello che vince nel rapporto di forza sociale, che la verità pure sia quello che vince nel rapporto di forza sociale, ma il problema è che questa morale, questa verità non ha pagato, quindi la mia richiesta di invito alla giurisprudenza a rivedere queste cose è legata a delle esigenze estremamente pratiche. Voi, seguendo la vostra vecchia giurisprudenza, rovinate, contribuite gravemente a rovinare l'andamento dell'economia. Non è questa la soluzione, e ci arriveremo in pochissimo, perché la crisi climatica sta distruggendo i consumi, perciò crollano i consumi, perché il sistema, che la crisi climatica è la dichiarazione di fallimento del sistema consumistico, perciò crolla, e avverrà in pochissimo tempo il crollo dei consumi e la evidenziazione della assoluta illogicità delle cose che voi difendete così strenuamente nelle vostre sentenze. Questo è il punto. E allora dovete voi, giustizia, perché io poi francamente io ce l'ho con la giustizia più che con chiunque altro, perché la politica, ma che conta la politica? Qui ci stanno i poteri, sono le banche, e poi ci sta la magistratura, che è l'unico agente che è in grado di spaccare queste cose. Allora, se non lo fate voi più di chiunque altro, più dei politici ladri, più di chiunque altro, vi assumete la responsabilità della tragedia in cui è in corsa l'intera società. Cioè, a dire, dicevo prima, il cane dei tributi si è mangiato i professionisti. Ma dove stanno più i professionisti? 300.000 avvocati, dove stanno? Siamo diventati una categoria di morti di fame. E le imprese? Cioè, lo Stato vuole i tributi, e da chi? Li vorrà solo da voi tra poco. Non ci saranno altri in condizione di poterli pagare. Sono i pubblici impiegati e gli impiegati privati. E poi quelli sui servizi, sulle cose. Quindi è una logica totalmente errata. Allora, fatta questa premessa, uno, il tema dell'impossibilità materiale. Io sono, signori giudici, la materializzazione, è una sfida la mia, perché mica poi soltanto io sono un immoralista, non è che lo potevo pure fare
falsificato, uscirmi dalle dichiarazioni dei redditi, insomma, dove risolvevo il problema, davanti a voi non ci sarei mai arrivato, invece no. Io volevo fare le dichiarazioni dei redditi per intero, perché poi il fatto che nei gesti di ognuno di noi c'è una concatenazione logica, che è quello che i greci chiamavano il fatto, mi avrebbe portato oggi qui davanti a voi a dirvi che voi non siete nella condizione di condannarmi senza commettere un'iniquità, perché io sono un contribuente ideale, sono un contribuente che per avere reso delle dichiarazioni integralisticamente corrette si trova nella condizione di non poter materialmente pagare. Questo è il dato di fatto, quindi l'impossibilità materiale. Il signoraggio è incredibile. È impossibile. Non è possibile che questa questione, questa farsa delle banche centrali che stampano i soldi a costo zero e poi li vendono agli stati facendoseli pagare con i buoni del tesoro. Ma noi siamo giuristi, noi siamo avvocati, voi giudici. Insomma, come si fa ad ammettere, ad accettare una cosa di questa gravità, di questa assurdità giuridica, di questa follia, e che è poi la radice del male ed è anche la radice del errato sistema fiscale vigente. Quindi io, rispetto alla questione del signoraggio, io non vi dico neanche di accogliere, non ci spero. Poi se mi sorprendete, voglio dire, sarebbe un piacere essere piacevolmente sorpreso dal vostro accoglimento, io non ci credo, purtroppo poi. Ma quello che vi chiedo è di motivare. Cioè di scrivermela una pagina e mezza sul tema del signoraggio e di dire perché mai questo signoraggio va bene, perché mai va bene che lo Stato produca la sei, che le banche centrali producano i soldi a costo zero e li vendano agli Stati e li costringano poi a escogitare le tasse, che fanno pagare pure a voi, che fanno pagare a tutti. Perché questo va bene? Io quello che vi chiedo veramente, no? Vi chiedo di accoglierla, ma insomma ho già detto la mia posizione, ma quello che soprattutto vi chiedo è di argomentare, di non saltare questo argomento, perché questa è la domanda principale. Cioè, io scrivo delle cose. Uno, tasse non dovute per il signoraggio. Insomma, l'argomento va trattato, perché poi su questo argomento noi faremo l'appello, faremo il ricorso per Cassazione, insomma, va trattato. E io dico, secondo me saranno prima la forza dei venti e le onde del mare a distruggere la nostra civiltà se non cambiamo subito, ma nei tempi tecnici delle sentenze queste cose non possono rimanere come stanno, perché i tempi tecnici delle sentenze sono di anni e il sistema non può reggere a questo livello di erroneità e di ambiguità e di illiceità per molto tempo. Quindi la mia richiesta è motivare se rigetterete sul signoraggio, motivare se rigetterete sull'impossibilità materiale, perché io sono sicuro che se voi motivate io riuscirò a sconfiggere le vostre motivazioni in appello, perché voi non le potete avere le motivazioni per motivare fondatamente queste tesi. Vi faccio anche delle altre richieste, di rimettere gli atti alla Corte Costituzionale per le questioni di illegittimità che faccio, e l'altra di rimettere gli atti poi alla Procura, perché qui l'usura, insomma, proprio se la sbattono in faccia, non è che l'usura, insomma, è tremenda, perché io non ho capitura. Con la legge nuova, no, le banche si sono fatte fare da solo questa legge incredibile per cui l'usura è diventata irraggiungibile con la normativa nuova, ma con la normativa vecchia vigente allora, qui insomma mandano in carcere a uno perché fa l'assegno e poi si prende l'usuraio stradale, quelli lì volgari, e poi lo Stato può fare queste cose? Io non credo. Anche qui io vi chiedo, se rigetterete, di motivare a fondo, perché insomma è molto chiaro, credo, che queste sono delle cause che si inquadrano all'interno, anzi dopo vi devo dare, che è un libro, insomma, non badate alla copertina, perché è quella di un libro, quella è una denuncia che io ho presentato alla Procura, su una serie di cose che sono avvenute, cose anche fiscali, che ora vi allego. E io le ho fatte già le denunce alla Procura, quindi se l'obiezione è ma perché non te le fai tu la denuncia alla Procura, io ho già fatto. Il problema è che le Procure sono insensibilissime agli argomenti che siano contro il sistema. Le Procure stanno lì a correre dietro alle mafie, alle camorre, che non gliene frega niente a nessuno. Però poi il terrorismo, ora accendere la televisione su 10 giorni, il terrorismo, il Belgio sotto, ma chi li pensa? Queste sono invenzioni, giudici. Io vi imploro di
badare a quelli che sono realmente i problemi della società come questo, e in questo caso di rimettere gli atti, non per me, per la società, per la gente. Io sopravviverò, sono bravo, sono bravissimo, sono capace di trovare qualsiasi soluzione, non ci metto nulla, anzi avermi messo alle strette mi hanno fatto un piacere perché mi hanno fatto veramente incavolare. Quindi io non è per me che ve lo chiedo. Io sono un politico, nel senso che il politico è l'uomo che ha una visione politica e pubblica della sua vita, e sono l'unico che ho incontrato in 67 anni che abbia di sé una visione politica e pubblica. Cioè io non è che voglio fare... Allora io ve lo chiedo per la società. Rimettete gli atti alla procura. Sospendete queste cose. Lanciate un segnale. Voi che siete di Napoli, voi che siete della mia città, perché io ora non ve lo voglio chiedere, non voglio mettere a disagio a nessuno, ma io so che voi sapete benissimo chi sono io, sapete benissimo quello che dico, perché sennò sono stato deputato a Napoli, sono stato il primo eletto, Berlusconi, Casini, Marri, il primo, nel 94, 30 anni che spiego queste cose nei miei volantini. Non c'è più gioco, non c'è più spazio a dire che queste cose non si sanno, che sono ignote, lo sanno tutti. Io entro nel Tribunale di Napoli come se fosse entrato un avvocato americano. I miei colleghi, ti presento il collega Mario, come se non mi avessero mai visto né sentito. Non ci sono più i margini per questa finzione, né mi interessa di essere riconosciuto oppure no. No, io vi chiedo invece di ripensare a tutte le cose che io ho scritto nei volantini in questi anni, a tutte le tesi che ho illustrato in campo giuridico, in campo fiscale, in questi anni, perché voi non vi potete assumere la responsabilità, voi vi state assumendo una responsabilità, perché la giustizia sta lì. Allora non può dire che è incolta, che non capisce, perché voi capite. E perché allora continuare a perseguire così a lungo queste logiche così profondamente errate? Ecco, vi ringrazio. Grazie.